Caprarica di Lecce è un comune italiano di circa 2.450 abitanti. Si trova nel Salento centro-orientale e dista 12 km da Lecce, 16 km dal mare Adriatico e 32 km dalla costa ionica. Terra antica, arcaica, prospera in agricoltura, in allevamento e nella produzione di latte. Essa è anche terra ricca di capre, come dal toponimo nel nome Capra Ricca. L'accogliente centro storico di Caprarica di Lecce, con le sue strette stradine, è ricco di stupende, intime e accoglienti case a corte che risalgono al XVIII secolo. Le case a corte sono spesso dotate di un grande cortile semichiuso, sul quale si affaccia l'abitazione principale o più di una casa, condividendo il cortile come luogo comune di socializzazione tra le varie componenti della famiglia allargata. In alcune case a corte vi è la presenza dell'ortale, un altro elemento particolarmente affascinante di queste abitazioni. Esso era fondamentale per la coltivazione di quanto era necessario per il sostentamento della famiglia. Il palazzo risale al periodo normanno, quindi intorno al XII secolo, quando Tancredi d'Altavilla incentivò lo sviluppo dell'edilizia a scopo difensivo e religioso. Si tratta di un'antica fortificazione militaresca, vista la presenza di solide mura di cinta che proteggevano l'intero complesso architettonico. Di essa oggi rimane in piedi e ben conservata una delle due torri che un tempo rendevano il castello controllato e protetto da eventuali attacchi esterni. Questa torre, che si trova nel giardino del castello, venne realizzata prima del castello stesso. Venne poi ristrutturata e potenziata nel XV secolo dai baroni Guarini, all'indomani dell'attacco dei turchi del 1480, per poter meglio rispondere alle eventuali nuove incursioni levantine. La loro presenza è testimoniata da uno stemma posto al centro della grande torre. Il portale d'ingresso del castello presenta un bugnato liscio di pregevole fattura e sul portone del castello vi è uno splendido balcone finemente adornato in stile rococò, segno tangibile dell'ingentilimento della struttura. Il giardino è caratterizzato da un ingresso in cui sette colonne per lato fanno da guardiano al corridoio che conduce verso il maniero. Nel periodo di suo massimo splendore, il palazzo era dotato di ben 99 ambienti, tra i quali spiccava il famigerato Salone degli Specchi, arredato con mobili 6-700. Purtroppo di questo patrimonio si sono ormai perse le tracce. Il palazzo baronale conserva ancora le testimonianze di un grande frantoio ipogeo, delle dimensioni di 400 metri quadrati. Come per molti altri frantoi ipogei del Salento, anch'esso fu realizzato tra il XV e il XIX secolo. Il frantoio ipogeo è raggiungibile da un'antica scalinata. Essa, oramai consumata dall'usura del tempo, dà accesso al vano centrale, originariamente comprensivo di vasca e macine, e di un'area riservata alla spremitura, con i plinti dei torchi del tipo alla calabrese, i pozzi per la raccolta dell'olio e della morchia e le pile per la conservazione dell'olio stesso. Oggi rimane solo la traccia circolare della vasca sul terreno ed alcune antiche macine di pietra. Vi sono poi una serie di altri piccoli ambienti scavati nel banco roccioso e che si affacciano nell'area della vasca.
Tra questi si possono notare la stalla con le varie mangiatoie destinate al riposo degli animali. Caprarica conserva ancora la testimonianza tangibile del periodo medioevale, con le antiche stalle ancora ben conservate. Esse erano edifici adibiti al luogo di ricovero, manutenzione, nutrimento e riposo degli animali. Qui si allevavano pecore e capre per la produzione di latte e formaggi e per la lana, dalla quale venivano prodotte stoffe necessarie per il confezionamento dei vestiti. In questi luoghi le donne erano solite lavorare nei periodi invernali, essendo questi ambienti riscaldati dal fiato degli animali. Testimonianza dell'eredità contadina e del periodo coloniale caprese sono le splendide antiche masserie, alcune delle quali perfettamente ristrutturate e ritornate a risplendere di nuova luce. La masseria era un tempo un agglomerato di edifici e abitazioni adibiti ad aziende agricole e al ricovero dei lavoratori che vi risiedevano per lunghi periodi durante l'anno. Uno dei complessi più rappresentativi è la masseria Stali, la quale oggi è anche una masseria didattica, che offre la fruibilità di percorsi didattici qualificati, corsi di cucina per operatori appassionati del settore, oltre a interessanti pacchetti turistici sulla raccolta e la molitura delle olive. Un'altra masseria molto nota nel circondario è la masseria Licurti, oggi sede di un'azienda agricola privata, dove è ancora possibile ammirare l'allevamento di pecore e la vendita di prodotti alimentari a chilometro zero. Come tutto il Salento, anche Caprarica conserva degli ulivi secolari, maestose presenze senza tempo, guardiani del territorio e testimoni di una storia contadina centenaria. Questi alberi sono quanto di più prezioso il Salento conserva ancora immutato nel tempo, non solo perché rappresentano da sempre un'importante fonte di reddito e di approvvigionamento dell'ottimo olio extravergine di oliva, ma anche come simbolo caratteristico dell'intero territorio salentino. Pazienti e rugose mani contadine hanno nel tempo dissodato le terre dalle pietre vive e reso i terreni propensi alla coltivazione dell'ulivo. Da quel momento quest'albero è diventato il compagno principale del contadino, un figlio da custodire e da curare, in un rapporto simbiotico tra uomo e natura che si autoalimenta vicendevolmente nel tempo. La bellezza mozzafiato delle inconsuete e mistiche forme dei tronchi, attorcigliati su se stessi, dalle forme più improponibili e dalle grandezze più assurde, fanno sembrare questi alberi centenari delle vere e proprie sculture viventi. Ogni albero è un misto di magia divina e armonia naturale,
ognuno diverso da tutti gli altri, unico ed irripetibile. Stupendo e suggestivo il territorio di Caprarica, ancor di più se lo si ammira dall'alto della serra. Si tratta di un declivio, una lieve ondulazione del terreno, considerata una propaggine delle Murge Salentine e posizionata a circa 110 metri dal livello del mare. Essa si innalza da Caprarica a Galugnano per poi scendere quasi ad accarezzare dolcemente i paesi limitrofi. Le serre, così comunemente conosciute, sono anche luogo di sport e di relax. Oggi la serra è diventata luogo prediletto di varie iniziative e attività culturali. Un'area picnic, attrezzata con panchine, giochi per bambini e attrezzature per il fitness, rendono questo posto l'ideale per passare una giornata immersi nel verde e nella natura più incontaminata. Situato sulla Serra di Caprarica, l'archeodromo Kalos è considerato il più grande museo a cielo aperto d'Italia. All'interno del museo sono state ricostruite ben 6 sezioni temporali differenti che ripercorrono la vita dell'uomo dalla preistoria ai giorni nostri. Nella sezione protostoria si può ammirare la ricostruzione di alcuni dolmen, menhir e specchie, testimonianze megalitiche di interesse mondiale. Nella sezione dell'età del bronzo si possono invece ammirare le riproduzioni delle capanne, molto suggestive ed interessanti. Esse erano spesso di pianta ovale, realizzate con una zoccolatura in pietra ed elevate con pali lignei. Erano inoltre rivestite con canne e rami. Vi sono poi altre tipologie di capanne, molto più grandi, appartenenti al capo tribù. Nella sezione messapica, molto suggestiva è l'area sacra, caratterizzata dai cosiddetti cippi, ossia blocchi di pietra locale a forma di parallelepipedo o di forma tronco piramidale, infissi nel terreno. Si può ammirare inoltre la colonna votiva, con uno splendido panorama della serra, che rappresenta la ricostruzione di un probabile luogo di culto riservato alla dea Tana, la dea messapica degli agenti atmosferici. Un'altra sezione rappresenta il mondo dell'antica Roma, dato che la Serra di Caprarica fu anche molto frequentata dai romani e venne conosciuta con il nome Lisieri di Tiberio, Ottavio e Costantino. Qui si può ammirare la riproduzione delle strade romane, oltre che statue e templi dell'antica Roma. Un'altra sezione dell'archeodromo è dedicata al villaggio medievale, con la riproduzione delle botteghe artigiane come quella dei bottai, i tradizionali costruttori di botti, utilizzate per la conservazione e il trasporto del vino. Tra le varie botteghe vi è anche quella relativa alla lavorazione del ferro e di varie pratiche del tempo. L'ultima tappa è la sezione dedicata alla civiltà contadina, un vero e proprio museo demo-etno-antropologico.
incentrato sulla valorizzazione degli oggetti e delle tradizioni del mondo rurale. In questa sezione è stata ricostruita la cucina, che era il centro vitale della famiglia contadina. Intorno al grande camino si riuniva l'intera famiglia, che soprattutto in inverno conversava sugli eventi della giornata.